Ciao ragazze, oggi sono venuta a fare questo ponso. Io ho lavorato per una bimba, ma se volete fare anche una misura adulta, è sempre lavorando nello stesso modo, è solo da aumentare la catenella iniziale, ma io vi dico questo man mano. Questo ho usato un acrilico che mi chiedeva uncinetto 3,5, io ho lavorato 15 giri. Invece ho anche lavorato quest'altro, che è lo stesso lavoro, solo che ho usato dei colori diversi e una lana un po' più grossa. In questo ho fatto usando la stessa quantità di punti, però ho fatto 17 giri. Adesso andiamo a tutorial. Io inizio lavorando un multiplo di 8, per quello nella mia io farò 80 catenelle. Allora lavoro tutte le 80 catenelle e dopo ritorno. Ho già lavorato le mie 80 catenelle, per quello vado là nella prima catenella e lavoro un punto bassissimo, perché io devo lavorare in tondo, allora devo chiudere come un anello. Entro nella prossima catenella e lavoro un punto bassissimo. Lavoro 3 catenelle, che è il mio primo punto alto, vado in quella dopo, la prossima catenella, e lavoro un punto alto, vado in quella dopo, lavoro un punto alto. Così io ho 3 punti alti. Lavoro una catenella, salto una catenella senza lavorare, vado in quella dopo e lavoro un punto alto. Vado in quella dopo, lavoro un punto alto. In quella dopo un punto alto, così ho un altro gruppo di 3 punti alti. Lavoro una catenella, salto una catenella senza lavorare, vado in quella dopo e lavoro un punto alto. Vado in quella dopo, lavoro un punto alto. In quella dopo un punto alto, così ho un altro gruppo di 3 punti alti. Faccio una catenella, salto una catenella senza lavorare, vado in quella dopo e lavoro il mio primo punto alto. Vado in quella dopo, lavoro il mio secondo punto alto. In quella dopo il terzo. Allora in questo modo lavorerò tutto il mio giro. Ho già lavorato tutti i miei 3 punti alti e una catenella. Ho fatto qua l'ultimo gruppo di 3 punti alti. Adesso io faccio una catenella e vengo dove ho iniziato il mio giro, che ho lavorato 3 catenelle. Vado nella terza catenella e chiudo con un punto bassissimo. Inizio il mio prossimo giro entrando nel mio secondo punto alto e lavoro un punto bassissimo. Vengo nel mio terzo punto alto e lavoro un punto bassissimo. Vengo qua nella catenella e lavoro un punto bassissimo. Adesso io lavoro 3 catenelle, che è il mio primo punto alto, ritorno lì nella catenella e lavoro 2 punti alti. Lavoro 2 catenelle, ritorno nella mia catenella e lavoro 3 punti alti. 1, 2 e 3. Per quello qua io ho lavorato 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti. Adesso io continuo lavorando sempre 3 punti alti e una catenella, per quello io faccio una catenella, salto i 3 punti alti senza lavorare, vado lì nella catenella e lavoro 3 punti alti. 1, 2 e 3. Una catenella, pulo i tre, salto i 3 punti alti senza lavorare, vengo nella catenella e lavoro 3 punti alti. 1, 2 e 3. Lavoro una catenella, salto i 3 punti alti senza lavorare, vengo nella catenella e lavoro 3 punti alti. 1, 2 e 3. Una catenella, salto i 3 punti alti senza lavorare, vengo nella catenella e lavoro 3 punti alti.
Come nel giro sottostante io ho 20 gruppi di 3 punti alti, io faccio i 20 gruppi divisi per 2 che sono 10, meno 1 che ho già lavorato qua, allora rimangono 9. Allora io ho già fatto 1, 2, 3 e 4. Devo continuare fino a avere 9 gruppi nel mio caso. Ho già lavorato, per quello io ho qua la parte dove c'è i 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti, poi ce l'ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 gruppi di 3 punti alti. Per quello il 9 più questo fa la metà del mio lavoro. Adesso io vengo qua nella prossima catenella, primo lavoro, una catenella. Vengo qua dove ho la prossima catenella e faccio la stessa cosa che ho fatto qua, perché qui è la punta di dietro e qua sarà la punta da davanti. Allora faccio 3 punti alti, 1, 2 e 3. Lavoro 2 catenelle, ritorno e lavoro altri 3 punti alti. 1, 2 e 3. Così ho fatto la mia punta. Adesso lavoro una catenella, salto i 3 punti alti senza lavorare, vengo nella catenella e lavoro 3 punti alti. 1, 2 e 3. Una catenella, salto i 3 punti alti senza lavorare, vado nella catenella e lavoro altri 3 punti alti. Una catenella, salto i 3 punti alti senza lavorare, vado nella catenella e lavoro 3 punti alti e così continuo fino all'ultima catenella. Ho già lavorato il mio fino ad arrivare dove ho l'ultima catenella che ho lavorato i 3 punti alti. Allora io faccio una catenella e vengo qua dove ho iniziato il mio giro che ho lavorato 3 catenelle. Vado nella terza catenella e chiudo con punto bassissimo. Così questo giro è finito. Io sono rimasta qua con un punto ventaglio che sono i 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti, con 9 gruppi di 3 punti alti separati da catenelle, un altro punto ventaglio e altri 9 gruppi di 3 punti alti separati da catenelle. Adesso io inizio il mio prossimo giro e farò così tutti gli altri giri. Entrerò nel mio secondo punto alto e lavoro un punto bassissimo. Vado nel terzo punto alto, lavoro un punto bassissimo. Vengo qua nelle 2 catenelle e lavoro un punto basso. Qui dove ho il mio ventaglio, che è 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti, io ripeterò sempre un ventaglio, per quello lavoro 3 catenelle, ritorno e lavoro 2 punti alti. Lavoro 2 catenelle, ritorno nelle stesse catenelle e lavoro altri 3 punti alti. Così ho qua la mia punta o davanti o di dietro. Adesso lavoro una catenella, salto i 3 punti alti senza lavorare, vado nella catenella e lavoro 3 punti alti. Una catenella, salto i 3 punti alti senza lavorare, vado nella catenella e lavoro 3 punti alti. Una catenella, salto i 3 punti alti senza lavorare, vado là nella catenella e lavoro 3 punti alti. E così io continuo fino ad arrivare là dove c'è la prossima punta. Ho già lavorato il mio giro fino ad arrivare a dove ho il punto ventaglio, che è i 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti. Qua io sono rimasta con un gruppo in più di 3 punti alti. Io ho 10 punti alti, nel giro sottostante avevo 9, in questo ho 10. In ogni giro aumenterà di un gruppo. Adesso che ho già lavorato la catenella, vengo qua dove ho il ventaglio nelle 2 catenelle, faccio un altro ventaglio, lavoro 3 punti alti. Due
2 catenelle e 3 punti alti. Lavoro una catenella e adesso continuo lavorando il mio gruppo di 3 punti alti, per quello vengo nella prossima catenella e lavoro 3 punti alti. Lavoro una catenella, salto i 3 punti alti, vado nella catenella e lavoro 3 punti alti. Una catenella, salto i 3 punti alti, vado nella catenella e lavoro 3 punti alti. E così io continuo fino ad arrivare là nell'ultima catenella. Ho già lavorato fino ad arrivare lì dove ho l'ultima catenella che ho fatto i 3 punti alti. Adesso lavoro una catenella e vengo qua dove ho iniziato il mio giro, che ho lavorato 3 catenelle. Vado nella terza catenella e lavoro un punto bassissimo. E così questo giro è già pronto. Rimane così. Ho qua la punta davanti e qua dietro la punta di dietro. Allora inizio sempre a lavorare così, vado adesso nel mio secondo punto alto e lavoro un punto bassissimo, vado nel terzo, lavoro un punto bassissimo, vengo nelle 2 catenelle e lavoro un punto bassissimo, lavoro 3 catenelle, ritorno e lavoro altri 2 punti alti. Lavoro 2 catenelle e altri 3 punti alti nelle stesse catenelle perché devo fare qua il punto ventaglio. Lavoro una catenella e adesso continuo a lavorare. Vengo qua dove ho la catenella e lavoro 3 punti alti. Lavoro una catenella, salto i 3 punti alti, vado nella prossima catenella e lavoro 3 punti alti. Una catenella, vado nella prossima catenella e lavoro 3 punti alti e così continuo fino ad arrivare là dove ho il punto ventaglio. Quando io arrivo dove ho il punto ventaglio, io ripeto lui, vado nelle 2 catenelle, lavoro 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti e continuo qua a lavorare i miei 3 punti alti e una catenella fino ad arrivare qua dove ho incontro, dove ho iniziato il mio giro. Vado nella terza catenella e chiudo con un punto bassissimo e così continuo a lavorare tutti i giri che ho necessario perché lui rimanga della misura che desidero. Per quello adesso io vado a lavorare il mio, voi lavorate i vostri e dopo torniamo. Per fare l'ultimo giro io devo avere un totale dispari, per quello io ho lavorato 15 giri. Adesso inizio il prossimo giro. Voi potete lavorare quanti giri volete, però lasciate sempre un numero dispari perché sennò quest'ultimo giro non viene bene. Allora io entro nel mio secondo punto alto e lavoro un punto bassissimo. Vado nel mio terzo punto alto e lavoro un punto bassissimo. Vengo qua nella catenella e lavoro un punto basso. Questo punto basso è il mio primo punto del mio giro. Adesso io salto i 3 punti alti, vengo qua dove ho la catenella e lavoro 7 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Salto i 3 punti alti senza lavorare, vado nella prossima catenella e lavoro un punto basso. Salto i 3 punti alti senza lavorare, vado nella prossima catenella e lavoro 7 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Salto i 3 punti alti senza lavorare, vengo qua dove ho la prossima catenella e lavoro un punto basso. Salto i 3 punti alti, vengo dove ho la prossima catenella e lavoro 7 punti alti. 1,
2, 3, 4, 5, 6 e 7. Salto i 3 punti alti, vado nella catenella e lavoro un punto basso. Allora in questo modo lavorerò tutto il mio giro. Ho già lavorato tutto il mio giro, ho fatto l'ultimo gruppo di 7 punti alti. Allora vengo qua dove ho iniziato il mio giro, che ho lavorato il punto basso, vengo in questo punto basso e chiudo con un punto bassissimo. Così posso tagliare il mio filo, nasconderlo bene per evitare che si disfi, perché questa parte già sta pronta. Allora adesso che ho già nascosto il filo, io devo solo lavorare 150 catenelle. Allora farò le mie 150 catenelle e dopo ritorno. Ho già lavorato le mie catenelle, per questo adesso vengo e salto la prima senza lavorare, vado nella seconda e lavoro un punto basso. Vado nella terza, lavoro un punto basso. Nella quarta un punto basso. Nella quinta un punto basso e così continuo a lavorare un punto basso per ogni catenella fino ad arrivare nell'ultima catenella. Ho già lavorato tutti i miei punti bassi, allora posso tagliare il mio filo, nasconderlo bene per evitare che si disfi, perché dopo metterò questo nel mio polso. Adesso io prendo il mio lavoro che ho fatto e vengo qua in mezzo dove ho le 2 catenelle e metto lì il mio lavoro indietro, passo dietro ai 3 punti alti, vengo nella catenella, lo passo in avanti, passo davanti alle 3 punti alti, metto nella prossima catenella indietro, passo indietro ai miei 3 punti alti, lo passo davanti e così continuo lungo tutto il mio giro collo. Ho già passato tutto il mio lavoro, adesso è solo chiudere con un lazzo e così il mio lavoro già sta pronto. Grazie a tutte e alla prossima.